La pace del Signore sia con tutti noi. Miei cari, nella grazia vi do il buongiorno e buon giovedì a tutti quanti. Dirvi che Dio ci ha benedetti questa notte, mi sembra che ve l'ho detto tante volte, ma ancora una volta ve lo dico. Sì, questa notte il Signore ci ha benedetti. Con un sonno tranquillo e sereno. Cosa vogliamo di più di questa serenità, di questa tranquillità che ci porta al benessere? Perché se non abbiamo la tranquillità e la serenità e la gioia di vivere in questo mondo, tutto ci manca. Le altre cose sono superflue. E con questo, miei cari, voglio pregare ancora stamattina per tutti. Se avete tempo, pregate insieme a me. Alleluia. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa che stai facendo nella nostra vita, Signore. Grazie ancora per questa notte di riposo, di tranquillità, di benessere che ci hai donato, Signore, come tu ci hai ricaricato di tutta quella forza che ne abbiamo bisogno durante il giorno, Signore. Ti ringrazio anche per questo e ti ringrazio per le benedizioni che ci hai donato e quelle future che ci darai, Signore. Ti ringrazio anticipatamente, Signore. Benedici ancora tutta l'umanità, Signore, benedici tutti i tuoi figli, benedici tutti quelli che hanno bisogno anche di una parola, Signore, di un pensiero. Elargisci benedizione a tutto l'universo, Signore. Grazie, Padre. Ancora ti ringrazio, Signore, per quello che sicuramente ci offrirai oggi, durante il giorno. Perché sicuramente tu hai dei piani perfetti, Signore. Noi non sappiamo niente e io personalmente non voglio sapere niente del futuro o del quello che ci apparterrà domani. Sì, Signore, perché ho messo tutto ai piedi del tuo figlio Gesù Cristo come un pacchetto. La mia vita è messa nelle mani del tuo figlio Gesù Cristo che sicuramente la farà arrivare a te come profumo soave, a te gradito. Grazie Padre. Alleluia. Santo sei Signore. E con questo Padre ti voglio pregare e lodare giorno dopo giorno, anno dopo anno. In ogni tempo, per quello che tu sei, Signore. Non c'è Dio grande come te, non c'è Dio che ama come te, solo tu esisti, Signore. Tu sei il principio, tu sei la fine, tu sei l'alfa, tu sei l'omega, tu sei tutto. Signore, ancora benedici tutte le nazioni del mondo che possono trovare una sintesi di pace e di tranquillità, Signore. Benedici i cuori di questa gente che si sono ribellate, che possa tornare la pace in tutto l'universo. Sì, Signore, affido ogni cosa a te, Signore, attraverso il tuo figlio Gesù Cristo. Grazie, Padre. Benedici ancora mia moglie, i miei figli, mia nuora, il mio genero, mia nipote, i miei consuegri, sia quelle che sono qui in Germania che quelle che sono in Italia. Benedici ancora tutta l'umanità, Signore. Soprattutto benedici gli ammalati, i carcerati, i bisognosi, le vedove, i divorziati, che possono trovare una nuova vita, che possono trovare la gioia di formare un'altra famiglia, Signore. Grazie, Signore. Ti ringrazio con tutto il cuore, Signore. Alleluia, Signore. Oh, Signore grande tu sei. Non c'è Dio grande come te, Signore. Benedici i bambini, gli orfani, Signore, tutto l'universo.
Ti ringrazio, ti lodo nel nome di Cristo Gesù, che tu hai benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio, fratelli e sorelle. Come avete capito, la preghiera è la cosa più bella che c'è. Sto scrivendo il messaggio. Il messaggio è questo: buongiorno a tutti, Dio ci benedica tutti, a presto, miei cari, nella grazia di Dio Gesù. Amen. Messaggio lanciato, vi saluto, vi abbraccio come sempre, con tutte e due mani, e due braccia, e con un bacio a tutti. Che Dio ci benedica. Pace del Signore. Amen.